L'iniziativa Spirito di Squadra è nata per ricordare Francesco Rampini, appassionato della pallavolo, scomparso nel 2012 in un incidente stradale a soli 27 anni. Le tante associazioni di cui faceva parte si sono unite per creare un torneo di beneficenza che quest'anno ha visto giocare la volley maschile Serie A1. Il primo anno è stato un'amichevole tra, diciamo, è stato il derby umbro, quindi l'amichevole tra Perugia e l'Alto Tevere. E poi la cosa, diciamo, si è rapidamente evoluta, l'anno successivo con un quadrangolare e poi ecco siamo arrivati ormai alla 12ª edizione e qui diciamo che possiamo dire anche un po' di soddisfazione, sono passate tantissime squadre, sia maschili che femminili, tutti dei massimi livelli. Quest'anno abbiamo il Guaguas dalla Spagna e l'occasione, oltre che ricordare Francesco, è quella di raccogliere denaro, diciamo risorse, da poi devolvere in beneficenza. L'evento è reso possibile dal lavoro di tanti volontari che hanno portato a Gubbio 1 o 2 giorni di grande volley. Oltre agli spagnoli arrivati direttamente da Gran Canaria, 3 team di Superlega, Cisterna Volley Latina, Pallavolo Padova e Prisma Taranto. Ad arrivare in finale Cisterna e Las Palmas, con i pontini che alla fine si sono aggiudicati il trofeo per 3-0, dopo una partita intensa e combattuta. Terzo posto invece per il Padova, che ha avuto la meglio contro il Taranto, arrivata al 4º posto. Cisterna in particolar modo ormai è molti anni che ci segue e con loro posso dire che collaboriamo attivamente proprio anche all'organizzazione del torneo. Ci hanno dato una bella mano anche quest'anno, quindi ecco, grazie a tutte le squadre per essere qui. Speriamo che si siano trovate bene e un appuntamento al prossimo anno.